Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Bene, ci stiamo preparando, è soltanto giovedì pomeriggio e ci stiamo preparando per andare su a Cervesina. Purtroppo le cose da caricare questo fine settimana saranno tantissime. Ci saranno immense cose da portare ed io andrò con lei. Finalmente potrò andare in macchina tranquillo in pista e sapete perché? Ve lo dico io perché. Questo è il sabato. E non è nulla. Questa è la domenica. 2 giorni di merda. Ad ogni modo, ci divertiremo tantissimo perché, come ben sapete, io amo la pioggia. Detto ciò, ragazzi, io direi soltanto una cosa. Iniziamo a caricare tutto quanto. Le cose da caricare, Madonna, quanto è bella pulita! Quanto sei bella quando sei pulita! Comunque dicevo, sono tantissime. Quali? Le gomme, cazzo, non c'entra più niente. 4 tute, un impermeabile, 3 paia di scarpe, un keyway, 3 ombrelli, il manometro ed il cronometro per il boss. Senza contare poi le infinite quantità di guanti, sottocaschi, visiere che devo portarmi, perché è ovvio, non dimentichiamoci anche delle magliette. Le magliette ne vanno portate un bel po', cari. Eccoci qui, abbiamo preso già il turno delle 16:30, quindi stiamo aspettando adesso il turno delle 14:30, vediamo un po', prendiamo qualche tempo e poi ci andiamo a preparare per il nostro turno. Quindi ci vediamo dopo. Allora, questa è la pista. C'è Ok. curva 1, curva 2. Se ti chiamo 1. Appena rientrati dal turno di breve, niente. Adesso dobbiamo vedere perché sono state fatte varie modifiche alla macchina a livello di telaio e sembrerebbe che purtroppo non paghino più di tanto. Dobbiamo fare adesso vari accorgimenti, vari perfezionamenti e poi vediamo un attimo. Intanto il motore sembrerebbe che vada meglio. Adesso stanno scaricando le telemetrie e vediamo. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. People wanna talk, they're talking reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind. Hey!
adesso dal primo turno di libere di questa mattina e andava ma non andava. Adesso abbiamo scoperto il telaietto del castelletto posteriore spezzato. Ebbene, adesso si farà di tutto per cambiarlo e tanto c'è tempo prima delle qualifiche. Nel frattempo le altre stanno girando. Money in some really funny ways, man. I promise you, man, really getting paid. Yeah, show a couple bands, like sending on the Instagram, and nobody getting fans that way. Yeah, well, you really dumb if you spend all your funds on some clothes and your tape need work. Yeah, abbiamo un team principal che vlogga. Ragazzi, buongiorno. Nonno vlog. Nonno vlog. Salutiamo anche il buon Gigi. E voi? La stiamo annaffiando perché siamo sicuri che crescerà. No, sai perché? Io l'ho detto prima a Max, Edo, che sicuramente vedrà il video, sì. Voleva testare gli apparati elettrici della vettura, sì. Quindi ha deciso di farsi sparare con l'estintore. Per poi lavare la macchina. Visto che domani piove, noi lo ringraziamo tanto perché sono lavori che ci piace grazie, fare. Grazie, quindi, Edo, ti grazie ringrazio Edo. Da parte di cuore e da parte di tutta la Derba. Siamo nei pressi della griglia della Formula X, vediamo un attimo la partenza e poi dritti a prepararci per la qualifica. Aspetta, andate a pigliare la pressione. Va bene la pressione. Che dici qua? È inguidabile, eh? È inguidabile, l'anteriore è piantato, il posteriore sbandiera ovunque. Ok. Entrando piano, entrando forte, non cambia un cazzo. Il motore come sta un po' più su di giri. È spento quello lì. L'ho provato a spegnere. Spegnilo perché questo dava problemi. Vado senza. Vai senza. Ma non è questo. Devi fare la pressione. Thank you.
dando la bandiera quasi, eh. Dai, prova. Dai, prova perché dobbiamo capire. Adesso andava peggio, ok, sta però a far contrario per cercare di capire la strada. Quindi non sono l'unico a stare nella merda. Piango adesso in diretta. Andiamo insieme. Ascolta, quattro giri, quinto tempo. Stavo facendo un super giro di qualifica. Ok. E forse tu eri dietro di me. Sì. O t'ho lasciato andare avanti? Sì. No, io ero già entrato perché aveva iniziato a darmi problemi. In piena S veloce mi trovo un brocco davanti, in piena traiettoria. Alzo il gas e perdo quel secondo e mezzo. Infatti ho chiuso un giro a 24 e mezzo. Ma avevo un 23, un 22. Meno male che l'hai chiuso. Esatto, partirò quinto se riesco a partire, adesso vediamo. Saltato la biella, hai visto i quei due pezzi di... Comunque, ci abbiamo tutte e due bel da fare. Io però devo lavorare tutta la notte. Tu riesci a partire quinto, io sì. Almeno te si rimetti, cioè che rimetti il motore e vai. Che problema hai che ci penso io? Insomma, tu provo dell'altra volta. Te lo dico qual è il problema, spegnere le telecamere. Vabbè, a sentire che problema è. Nel mentre che io dormivo è venuto giù il mondo, però nel frattempo sta uscendo il sole. Comunque la bimba sembrerebbe che l'abbiano rimessa a posto, adesso stavano ultimando le ultime cose, sono circa le 8.30 e sono 4 ore che stanno bestemmiando sulla macchina. Speriamo che tutto sia risolto, quindi di non avere più problemi e nulla, tanto domani la gara sarà più che bagnata. Non tanto per quello che c'è dietro, ma per quello che Beh, detto ciò, io direi che il nostro video per le qualifiche finisce qui e che dire, non perdetevi il video di gara 1.